riuscire a lasciare fuori dal film la mia rabbia, perché rischiavo tantissimo di fare un film che diventasse un film sulla rabbia di Alessandro nei confronti del caso Cucchi, invece questa era una roba che non avevamo bisogno, né io né nessuno di voi, c'era bisogno di raccontare la storia e di metterci tutta quanta una parte tecnica che potesse rendere giustizia a questa a Stefano. E secondo me il vero miracolo del film è stato proprio quello di il cinema fa questi miracoli qui, è stato quello di riportare in vita una persona per un'ora e mezza, no? Questa è una roba enorme, soprattutto quando poi ti vai a relazionare con la famiglia, e il papà, la mamma, la sorella di Stefano rivedono quella cosa, il figlio vedono me, quindi è davvero una cosa grande questa. E sono stato molto emozionato fondamentalmente, quindi ho dovuto lasciare da parte tutto, cercare di portare avanti soltanto il mestiere. Per realizzare perché sai, ognuno di noi poi prende forse delle scelte nella propria vita anche in relazione a com'è, no? Stefano era alto 20 cm meno di me, pesava 22 kg meno di me, probabilmente era un po' più complicato mettere a me per un'ora e mezza. Immagino provato più di una volta, perché ovviamente tutta quanta quella parte lì è molto complicata, io ho dovuto dare una mia idea dello stato emotivo di Stefano Cucchi, non è venuto lui a raccontarla, quindi ho detto come. Perché un ragazzo decide di non denunciare, perché non riesce a trovare la forza di parlare? E l'unica risposta che ho trovato, ma che è ovviamente sempre molto soggettiva, è legata alla paura, no? Alla paura, a parte allo shock di essere stato colpito due botte. Ho visto persone prendere molto meno botte di quelle, e non dentro una caserma ma per strada, non parlare per una settimana, non riuscire a raccontare ai genitori. Immagino che quella situazione debba essere molto più complicata. E a me fa arrabbiare, ovviamente, mi fa arrabbiare, no? Ho trovato il film e dico, cazzo, diglielo, che non devo dire, no? Il problema è che poi vediamo che ci sono due momenti nel film dove lui trova questa forza, che è quasi di frustrazione, di buttare in faccia a quella persona che andava avanti, guarda, che non ha dei carabinieri, e tutte e due le volte la reazione di queste persone è quella di